Se state cercando un gioco gratis nel quale poter disintegrare letteralmente i vostri avversari tramite dei veicoli fuori di testa, Destruction All Stars, è il gioco giusto per voi. Non voglio perdere troppo tempo nell'intro a spiegarvi di cosa si tratta, lo capirete meglio guardando il video. Se siete nuovi vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, ma detto questo, iniziamo. Amici, benvenuti in Destruction All Stars. Madò, è una figata sto gioco, ci ho giocato in live qualche giorno fa, fuori di testa. Tra l'altro, in caso, seguitemi su Twitch se volete giocarci con me. Comunque, come vedete ci sono un botto di modalità, multiplayer, arcade, serie sfida e bla bla bla. Voglio fare prima una partita in multiplayer e poi l'ultimo pezzo della prima modalità storia, ovvero serie sfida, yes, nel quale me l'ero andato a giocare per affari miei, showdown, dobbiamo battere il boss finale, almeno così l'ho chiamato. Perciò torniamo indietro, facciamone uno in multiplayer, giocando vi spiego di cosa si tratta, cosa devi fare, cosa non devi fare. Appena ci trova i 16 concorrenti, iniziamo. E c'è anche le 8v8, non avete idea. Non avete idea. Allora, come vedete ci sono un botto di personaggi tutti accessibili. Ne ho già provati alcuni, tipo sto tizio, sta tizia. Andrei a provarne uno mai fatto, del tipo, facciamo lui, Xander. Così mi sembra bello sbarazzino con quel capello alla TikToker. Ok, ogni personaggio, ciao, ora vi farò meglio vedere in partita. C'è anche la cazzina iniziale, che fai te ne privi, e no che non te ne privi. La cosa bella è che ci sono all'inizio le cazzine molto carine, e specialmente un botto di mappe, molto figo. Vabbè, questo qua deve fare la intro scenica, stia calmo, mi raccomando. E allora, all'inizio bisogna, non è obbligatorio ma conviene farlo, prendere una macchina, guarda, bella anche le grafiche, ci sta, io mi butterei sulla sinistra in realtà perché al centro, anzi vediamo, vai, andiamo centro-sinistra, e vince chi fa più punti. I punti come si ottengono? Come vedete, scoppiando sostanzialmente gli avversari, facendogli danno a vari veicoli o comunque in generale anche a loro da quando sono a terra. Dai, sto colpici, ecco, colpo medio 2, però c'è esplosa l'auto, quindi io direi scappiamo per il momento. E quindi appunto bisogna fare i danni. Tra l'altro si possono anche rubare le auto, oppure picchiare i tizi da terra. Però non conviene in realtà perché non si fanno punti. I punti sono lì sulla sinistra, siamo sesti, male. Però ci proveremo a fare di meglio. Le gemme, che per il momento non vedo, e madò che volo stava facendo quello, servono per darti le abilità. Ah, devo rubare le auto, devo rubare le auto, no, mi si scrolla. No, me la sta rubando, mi ha rubato l'auto. Mega riprotamazione. Quindi io direi prendiamoci due gemme, così nel dubbio, non sapendo né leggere né scrivere. Anzi, prendiamoci anche l'ultima, così sblocchiamo l'abilità. Tech sbloccata. E a breve ci si sblocca anche l'auto. Cos'è che fa? Ah, questo spot ai nemici. Carino, c'è di meglio. Ognuno ha un'abilità speciale molto molto figa, devo ammettere, molto molto figa. Però se riuscisse a sbloccare l'auto sarebbe il delirio. Ma per ora mi prendo il Monster Truck gigante e spero di fare qualche punticino. Del tipo tech, belli sti tre punti, belli sgravi. Buongiorno, siamo la Folletto. Pff, oh, che esplosione, colpo pesante più 3. Dai, è che la distrugge. Pulizia più 1. Buono, buono, buono. E c'ho l'auto speciale. Allora, facciamo così. L1, tech, l'auto speciale. Non so cosa faccia, non l'ho mai usato. Beh, partiamo male. Partiamo molto male. No, auto, non ci credo. E mi hanno pure investito. Madò, dai, che serie di sfortunatamente successo. Dannazione. Vabbè, niente, prendiamo un'auto normale. Che sfiga, che sfiga. Ecco, questo qui c'è un'auto particolare. Quindi direi di schivarlo malamente. E magari andiamo addosso a questo di prepotenza arroganza. Eh sì, alquanta prepotenza arroganza. I punti li stiamo facendo. Ci hanno esploso malamente. Vabbè, molto americanata tra l'altro come gioco. Proprio classico americani che si sfidano nelle peggio arene. Quel tizio ha il mega macchinone, quindi direi di evitarlo per il momento. Magari scoppiamo loro. No, niente, non l'abbiamo per niente colpiti. Dai, un colpo al lato. Aia, aia, assolutamente aia. Tra l'altro il feeling che ti dà il gioco sulla Play 5 è fuori di testa. Com'è fuori di testa il fatto che io sto inseguendo questo con l'auto speciale. No, non l'ho preso mezza. Ah, sì, invece sì, colpo pesante. Ci sta. Però abbiamo l'auto mezza distrutta, perciò me ne esco rischiando la morte. Dai, è che spottiamo gli avversari, perché non serve a niente in realtà a spottare, C'è di meglio come personaggi. Ne abbiamo scelto uno un po' stupidino. Non lo conoscevo, ho preso il più scemo, ma vabbè. Stavo cadendo nel mega buco, ma da dove è sbucato quel buco? Spacca questa auto bella nel chilling. Ok, e ben sbloccata la nostra auto. Riusciremo sto giro ad usarla? Dai. Allora, L1, vediamo cosa fa. Ah, proprio spottino. E c'è il tipo che se lo colpiamo ci dà 8 punti. Madonna, l'abbiamo shottato. Figo, figo, mi piace sta auto. Guardalo lì, il nostro bersaglio. Sì, tranquillo che ti vengo. Che sberla. Tranquillo che ti vengo a prendere. Yes, ci ha lanciato via lui. Madonna. Non c'ha vita la nostra auto praticamente. Ok, vorremmo provare a rubare un'auto, ma per il momento non conviene in realtà, perché siamo un po' dietro di punti. Colpo leggero.
non fa mai schifo. Ok, belle ste gemmine. Magari usiamo il potere, ci sta. Ok, 60 secondi alla fine. Le partite non durano tanto in realtà, eh. Quindi magari dopo volevo fare la sfida finale, diciamo, della storia. Cioè la storia, il primo pezzo di storia. Perché ogni personaggio c'ha una sua storia, con delle mappe e delle modalità sempre diverse. Quindi immaginate quante ce ne sono. E appunto volevo fare la parte finale del mio personaggio. Però vedo che siamo vivi, stranamente. Ok. Però abbiamo la nostra auto, vai dai, almeno recuperiamo qualche posizione che sta partita. Diciamo che non abbiamo brillato, mettiamola così. Questo tizio lo investiamo, questi li colpiamo tranquillamente, belli sti punti. 2-1, dai, yes, più 5, bello più sto 5, vabbè siamo arrivati sconfitta, ci sta. 100 punti, no 71 punti abbiamo fatto. Questi primi a pari merito, mai successo. Beh, ho fatto 3 partite. Completato, ci sta, ci prendiamo i punti che non fanno mai schifo. Che si sbloccano anche le skin, un botto di robe. Io direi di andare a fare la storia. Andiamo a sfidare Jihan, che è il nostro avversario boss finale. Noi abbiamo ultimo, è la sua storia. Magari parte anche qualche cutscene. Ok, quindi bisogna eliminare tutti. E si ha un limite di vite, che in questo caso è 3. L'avversario 4, perché fa figo così. Ci sta. Ok, devo mettere... Madonna, che sberle. Bella sta modalità, mi piace un botto. Tra l'altro, anche nel competitivo ce n'è un'altra di modalità che magari vi faccio vedere dopo. Intanto il mio obiettivo è quello di disintegrare sti avversari senza magari esplodere, grazie. Aia, 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 no, no, via, 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 via. Mi hanno fatto saltare fuori. No che questi ci investono, no che questi ci investono. Volendo potremmo rubargli l'auto e distruggergliela, eh. Volendo si potrebbe fare, ma per il momento facciamo che uso la sua ulti, che non ho ancora capito cosa fa, e attivo la mia auto, va. Tec, e abbiamo la nostra auto, ma do la sua, raga, è fortissima. C'ha tipo un botto di vita, 260, un botto di difesa, ciao. Quindi, dove siete, stupidi polli, che vi vengo a disintegrare, non uccidere, disintegrare. Però qua, boom. Che sberla! Demolizione, e uno è andato. 3v3, 3v3, cioè 1v3 ma con 3 vite, vabbè avete capito. Salve, sto cercando di distruggervi tutti, se non è un problema le farei una fiancata che non ha funzionato. Bello sto colpo, ok, mi sta venendo addosso in 200 tipo. E c'ho ancora il coso, buono, vai 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 vai. Dai che lo disintegriamo questo, dai che non ci ha capito niente. Buono, ok, altro colpo. C'ho 7 minuti e 50, vabbè dovrei farcela. Beh, che questo lo disintegriamo. 1v1, boom, sto colpicino. E siamo 3 macchine, 3 vite mie contro 2 vite di Jihan, l'avversario. Dai che fuciliamo anche lui, easy. Easy distruzione, facile raga, facile. Madonna, guarda questo slow motion, che fego. L'ultimo, dov'è l'ultimo pollettino da spennare? Così, lo dico in amicizia, niente di che. Guarda qua il pollo, tech. Demolito, demolito, bye bye. Quindi o abbiamo vinto o arriva il boss finale adesso. Scontro finale con Jihan, eccolo lì. Guardalo lì come sbuca, tech, bello trionfante. Ma non sa, anche la sua abilità tra l'altro è straforte, eh. L'ho usata in live in una partita, fortissimo. Credo sia uno tra i più forti. Però le sberle, madò che sberle. Via, 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 via. Oh, ci abbiamo 4 di vita e stiamo resistendo, raga. C'ha una difesa sto tizio che è tipo illegale. Bello sto colpo. No, l'abbiamo ciccato malamente, ora ci distrugge. E invece, signor Jihan, venga un attimo che le devo dire una cosa. Vittoria reale. Demolisci Morningstar usando il breaker di The Undisputed, non so cosa sia. Oh yeah. Magari c'è una cazzo in finale, eh? Eh sì. Yes. Guarda quanto è triste. Ma cosa fai quella faccina, signor Jihan? Ah, tipo sta onorando l'avversario. Ci sta. Chapeau, applausi per il brawler. Sembra uno di Brawl Stars. Tutti gli applausi sono per il nostro personaggio. Sbloccato che cosa? Un saluto leggendario. Yes, un altro coso eroico per Jihan. Molto bene, molto bene. Quindi, ora non so cosa succede. Non so se vi ho fatto vedere il video o no, in caso è stata una figata. E andiamo avanti. Ok, volendo si possono anche rifare le cose per sbloccare altre cose, più stelline, ma vabbè, per il momento non mi interessa. E ci sono altri eventi che si possono comprare, ok, oppure si sbloccano tra tot tempo. Quindi se io per caso andassi in personalizza, i saluti ne avrei un altro. Eh sì, vittoria sicura. Eh sì che lo mettiamo, figata. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che questo video vi sia piaciuto, in caso ne voleste altri di Destruction All Stars fatemelo sapere. In caso, link in descrizione di Twitch se ci volete giocare con me. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 6:30, perché abbiamo cambiato da qualche giorno, con un nuovo video. Ciao!